Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui, ragazzi, di nuovo a fare un video recensione dei vari snack. Per chi si fosse perso l'unboxing dal valore di 90 euro di snack americani, ragazzi, fermate questo video e andate a vedere quel video perché altrimenti vi spoilerate tutto. Quindi andate e poi ritornate qui da noi. Allora, ho preso Abbiamo tutto, ho dimenticato qualcosa. preso quindi la bobba, ragazzi, se vedete la box sapete pure dove abbiamo preso tutto, perché adesso non mi viene il nome, io direi di iniziare. In più c'è una cosa che non fa parte della box. Per chi mi segue assiduamente, Su è quel Instagram, no, su no. YouTube, l'ultimo vlog, è quel prodotto che è stato messo così a caso nel carrello. Quindi vai, scegli. Allora, io inizierei Sai, mi ispira quello? questo. Sì, ok. Hanuta, questo qual è? Brownie. Brownie. Hanuta Brownie. Brownie style. Ok, vai, apri tu. Sì. L'altro era molto buono del video scorso, ragazzi, andate, mi raccomando. Quello Vai, secondo rompi tutto me. perché tanto l'ho fatto vedere, quindi. Cioccolato, Coccoso. secondo me cioccolato fondente. A me ha provato l'altro e non ci fece impazzire, dico sì. Eccolo qui, non fa Tomacello. niente. Croccantoso. Ma è proprio la tavoletta di cioccolato in mezzo, non la crema è. Buono. Sembra un po' lager, però mi piace a me. No, mi sì. Un attimo, aspetto. È buono rispetto all'altra nocciola che non era tutta sta gran cosa. Sì, questo è molto più buono. Però l'altro, quello là, nell'altro video assaggio è No, imbattibile. buono. Ciao tesoro. Ciao No. tesoro. Quello è pazzesco. No, mi Però, piace. sai cosa sembra? La cioccolata calda. Brava, Ti lascio ciao Barbara. quella mousse di cioccolata calda. Wafer, perché poi che fa? Fuori è friabile e dentro ti lascia un po' quella crema dura, però non è Sì. proprio crema, è proprio cioccolato. È buono, è buono. Buono. Ok, io un bel 6 e mezzo, sì. Sì, stavo dicendo 6, quindi ci troviamo. Ok. Ok, prossimo. Questo. Vai. Nell'altra Duplo. volta, nel primo episodio, forse abbiamo provato quello Quello white. bianco. Fammi vedere questo che è cioccolato Dark solo. e vanilla. Ah no, fallo vedere, dato che mi dicono che ti levo le cose dagli animali. Ah, è giusto. Dark e vaniglia. Quindi penso che ci sarà Caloria. pure un po' il latte. Però se è cioccolato Niente. fondente. Chissà con me, ho paura. Allora, a me il Quello cioccolato mai bianco era piace. pazzesco. Infatti sì, sempre. Vedi, fammelo rompere. Grazie. Infatti. Ah, ok, tipo wafer dentro. Ok, tieni. Sai che sembra? Mi presento quando dell'agita sopra. Sopra. Non so perché mi dà questo retrogusto. No, mi ricorda qualche altra cosa. Però non è proprio cioccolato fondente, fondente, fondente. Non riesco a capire. No, ma mi ricordo il cono agita. Non so perché quel retrogusto che ti lascia. Anche quello. Di sicuro è molto più buono il cioccolato bianco. Però devo dire la verità che è molto particolare. Mi aspettavo un cioccolato fondente abbastanza forte e amaro. Invece Invece no. no, perché si sente pure un po' la vaniglia, si La vaniglia. sente, vero? Dai, sì, 5. Sì, Mi sotto i vedete 5 proprio cantato. di. A me Ok. che non piace il cioccolato fondente, buono, Sì, direi. buono. Direi di bere, aspetta. Ok. Pesca, pesca. Allora, il prossimo, io direi. Quello che mi hai detto prima, io provo questo, tu provi quello. Brava, come fai a Ok. pestare nella testa, vorrei capire. Allora, raga, io mi sembra questo di averlo già provato in un Io video, l'ho però io lo visto. voglio riprovare perché se non sbaglio non si sentiva proprio tanto, tanto, tanto di muvette. Se non Muvette. sbaglio te lo feci pure assaggiare, quindi perciò lo assaggio prima Non so io, questa cosa. della Lion. Che praticamente sarebbe cioccolato, mandorle o nocciola oppure arachidi, che sono sti cosi.
Arachidi. Ok. Arachidi, uvetta e cioccolato. Dai, o no, gli arachidi? Mi ricordo, pare no. Sì, se non mi sbaglio, sì. Boh, mi ricordo. Ecco. Invece lei proverà il Kit Kat Crunchy. Proprio sul... Eccolo qua. Sì, che pure lo voglio riassaggiare perché io lo misi nella challenge 7000 calorie challenge sopra pancake, ve lo lascio già e non mi fece impazzire, però secondo me anche perché io ce l'avevo veramente da tanto tempo a terra, quindi forse anche per questo. Vabbè, è normale, non so. L'assaggio questo perché lei non piace, a lei non piace l'uvetta, per questo raga. Fallo vedere anche loro. Infatti sì, eccola sì. Qui con sotto il cioccolato e sopra tutto, assaggiamo. Di gel hai provato questo? No, non si sente l'uvetta. Buono, però un po' insipida. Allora, non mi ero sbagliata. Non mi ero sbagliata. Dopo prova. Un pochino l'uvetta si sente, però. Vedi, qua sono gli arachidi. È buono. Puoi assaggiarlo tu? Veramente... Io non mi sbagliai. Insulso. Cioè... Dopo provalo, ma niente di proprio. Io ricordo che si non... perde di sapore. Non si sentiva il burro d'arachidi. Sento un poco. Infatti guarda. Cioè più biscotto che. Io bevo un altro. Sì. Vabbè, il mio voto lì è 6, perché me lo ricordavo. Diciamo che non me lo ricordavo proprio così. Però è più buono. Buono meno buono. No, no. Cioè alla fine l'altro mi ricordo che era molto buono, però l'altro mi ricordo che non si sentiva al 100% proprio stuvetta dentro. Invece qua si sente. Invece qua si sente. Ok, assaggio questo. Vero? Per me è un 5. Cioè non è che sento il burro della raga di burro. No, no, si sente solo cioccolata. No. Preferisco il brownie. Ah, sì. O l'altro, che è sinceramente è molto particolare. Poi ti lascio questa cosa di sale brutta. No, il mio voto è 4, 3, o no? Lotus, tu non hai mai provato niente. Niente di Lotus, non lo so. Mi ispira un pregiudizio su questa marca. Mi ispira, non lo so perché. Allora, raga, zebra, io non ricordo se questa io già l'ho provata. No, ma forse no. Nel video no, nel video quello Cibo di Zanze. Cibo Zanze. No, non mi ricordo la cosa. Non mi piacque. Perché se non mi piacque? No. Lotus Zebra cioccolato. Me, io lo sai, io voglio provare i biscotti. C'è anche la crema spalmabile. Non mi ispira. Mi fanno senso queste cose. Raga. Lei. Buono? No, non ti piace. No, no, assaggia. Dimmi che sapore. Mi piace l'odore. Qualcosa di limone. Proprio brutto, aspro. Ma che è una crema dentro, là? Io riesco a capire. Ma vedi che ci sta qualcosa di limone dentro. Ma sicuro, ma... Oddio, non è che è male, però questa crema dentro aspra. Molto aspra. Vaniglia naturale. Ehi, vaniglia, non si sente proprio la vaniglia. No, non si capisce niente. No. C'è vaniglia. No, raga. No, limone. Ma proprio, però è il limone, ma brutto, ma proprio brutto. Aspro. No, secondo me io provai l'altra versione quell'altra volta perché non mi ricordo proprio questo gusto così, raga, no.
Però io voglio provare i biscotti. I biscotti. Ma ci fa fare questa succedissima. Non so cosa sia, ma penso sia una tavoletta di caramelle. Dai, facciamo una cosa, proviamo prima questa della Cadbury. Se dicessi no, non la proviamo. Fudge, fudge. Fudge. No, è tutto caramello, è una tavoletta di caramello. No, questo dobbiamo assaggiarlo perché pareva sia stata messa in richino. Quindi. Dai, un morsettino. Ah, tipo di cosa? No. Cioccolato. Solo il cioccolato. Tipo mu? Noi dovremmo fare un video, lavoriamo tutte le uova di Pasqua, sei crescevo. La consistenza tipo un caramello. Caramello. Oddio. No, però non è proprio perché il caramello morbida. Dobbiamo saltarla. Buonissima menta. No, perché ci hanno richiuso pack e quindi per forza. Il sapore è buono. Però la consistenza non mi piace. Ma buona che era uno snecchino da passare così. Oddio, c'è una zanzara. Oh, ciao. Allora, M&M's crispy. Quindi io presumo che provammo la versione gialla. E che cambia? Che cambia? Però c'è scritto qua crispy, quindi penso che ci sia qualcosa dentro. Questa è quella lì azzurra. Noi abbiamo provato la gialla. Aspetta, falla vedere. Sì. Eccola qui. Dentro, alla fine secondo me è simile alla gialla. Abbiamo provato tutte cose cioccolatose. Sì. L'altro sarà. Riso soffiato. Riso soffiato. Allora. Ci piace. Eccole. Oh, già si sta squagliando. Ok, eccola qui. Adoro. Fallo vedere che è uscito proprio bene. Ma raga, già si sta sciogliendo. Vai. È buonissima. Bella, bella. Perché sente lì soffiato? Il cioccolato, cioè alla fine no, è una cosa. Il valore aggiunto è più che ha su riso soffiato. È proprio buono. Carina. Ma non le abbiamo dati più i voti? Sì, le abbiamo dati. La tortina pure? No, la tortina no. Ma buona raga, 3. Cioè, ok. M&M's la 7. 6 e mezzo 7. Ok, io direi di prendere la bevanda. Bevanda. Risate. L'espresso Monster. Questa mi intriga, lo sai? Espresso and milk. C'è il latte dentro. Wow. Eccola qua. Apriamo. Sto bene qui. Secondo me è buona, lo sai? Però non l'hai shakerata prima di aprire. Sì. Questo è mio. Lo sapevo che dovevo prendere questa. Si fa schifo, sì. Mamma d'oro, non ho mai visto una cosa del genere. Dai, dai. Ma aspettate un attimo. Sì, domani mattina. Mi puzza un po', lo sai. Proviamolo. Mi piace. Perché si sente il retrogusto di caffè, quel caffè intenso. No, è buona, però non la sento, non respira quando la bevo. Pensa. Pensa con i cubetti di ghiaccio dentro. A me non lo so. Buono. Ho freddo nulla. L'odore che mi dà fastidio. Da nudo. Non la poco, mangi poco, come te.
A me piace, un po' di panna sopra. Poi sì, se gli smetti ghiaccio e tutto. Ma mamma aveva in testa il bicchiere di Zuzo. Ma raga, buona però. Mi è piaciuta, 8 gli darei. No, 5 e mezzo. È buona, però mi lascia un brutto retto gusto in bocca. No, si sente l'odore di caffè. Odore sì, però l'odore medico non si sente perché è brutto, cioè raga. No. No? Abbiamo lasciato le ultime due cosine. Le ultime due bombe, vuoi dire bombe come a mano? Vai, prego. Ora, se questa è una delusione, io non faccio più video. Della flip sarebbero io pretzel. No, c'è scritto quali della. Vabbè, pretzel ricoperte cioccolato bianco. Cioccolato bianco, sì, okay. Sì. Siamo visti bene? Ok, penso sì. Vai. Here, here. Ma poi dopo non si può più richiudere? No, infatti. Adora. Non riesco a capire. Era bella. Un cioccolato bianco un po' bassa. Pensa a Milka. È un robot. Milka! No, però. Ora ti lascia il salato del. Ci so. Il fate del pezzo. Vediamo verso il cioccolato. Questo qua è brutto. Però tutto è bello quando si sente il salato del. Proprio quando si sente cioccolato. Ce ne va. Cioè immagina tipo Milka. Quel cioccolato Milka. Bello, però. Solo da rivedere un po' la cioccolata. La cioccolata bianca. Dai, voto 7,5. Ci sta. 6,5 per l'originalità. Ok, vai. Prendi le bombe! Zan zan. Zan zan. Mamma mia. Panna acida. In America si chiama sour cream. Ci puoi mangiare. Allora, sono il più gusto della San Carlo. Senza glutine. Senza glutine, ragazzi. Ma vogliamo. San Carlo più gusto. Eccolo qua. La casa non è una scella. Ma io non so perché. No. Ma è una cosa qua. Cos'è la sotto? Ma perché non si apre tutto strano? Apri qui. Che carini. Ah, sentirlo. Ah, mamma mia, ragazzi. Prego. È una rovina. Prego, prego. Attenti, erano buone. Che non è neanche tanto forte la raga, a San Carlo dovete prenderle, queste sono buone perché non sono pesanti oppure hanno quella aroma troppo forte. No, però se le trovate sicuramente perché è una novità. Prendetele. Visto, ci ho visto bene, mamma mia. Ok raga, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Speriamo noi, bene. Infatti. E noi raga dobbiamo andare a registrare altri bellissimi video. E noi speriamo. Tra cui uno, speriamo bene.
Quindi ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!